Eccoci, buonasera, benvenuti. Siamo qui di nuovo con un nuovo evento del Centro Mosaica di Lido di Camaiore sulla piattaforma di YouTube Olor's Life, sul canale YouTube Olor's Life. Siamo qui con un ospite a noi gradito, ha collaborato con noi con delle serate al Mosaica e anche con una docenza in un corso di formazione. Siamo qui appunto con Chiara Zagonel. Chiara, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Allora, vado a presentare Chiara. Chiara è dottore in matematica e fisica, si dedica alla divulgazione scientifica e autrice del libro Storia dei quanti. Chiara questa sera farà una serata che si chiamerà La visione quantica. Si parla appunto di questi nuovi paradigmi, no? Che con diciamo, l'avvento della fisica quantistica, che con tutti i suoi paradossi ha cambiato appunto la visione di molti aspetti, no? E quindi noi una tematica molto interessante. È anche apparentemente difficile, no? Però io sono sicura che Chiara sarà capace di spiegarla come, così semplicemente, come ha fatto, come mi ha incantato la prima volta che l'ho sentita al Mosaica nella presentazione di un libro che, tra le altre cose, non era il suo libro, ma era un libro che lei ha tradotto, che è Quantum Mind, vero? Lo possiamo dire, vero Chiara? Sì, vero, vero. Allora, Chiara, vorrei che tu ti introducessi il tema e se vuoi presentarti anche in modo differente, ma prima di passarti la parola io volevo innanzitutto ringraziare le persone che sono collegate e le persone che vedranno questo video successivamente e invitare tutti a iscrivervi al canale di Holos Life, perché così facendo potete fare domande, interagire con la relatrice e poi lasciare eventualmente un commento successivo. Chiara, la visione quantistica. Prego. Sì, allora non è così semplice portarla in una serata la visione quantica, cioè qual è il modo di guardare la realtà della fisica quantistica. Quindi stasera facciamo solo un breve assaggio e ci concentriamo su un aspetto in particolare che io ritengo fondamentale e che non vi dico adesso perché lo scopriremo dopo, no? E il mio approccio è sempre passare poi attraverso la storia e quindi vedere che cosa è successo e come si è arrivati a questa cosa. Quindi adesso ho preparato una breve presentazione e iniziamo con quella passando attraverso appunto avvenimenti, personaggi per arrivare poi a delle conclusioni, a una conclusione, una delle tante. Allora vado a condividere lo schermo con Eccolo. Solo che io non lo vedo, un Sì, attimo. no. Eccolo. Allora. Va bene, questo è il volantino della serata di oggi. Allora, la fisica quantistica nasce all'inizio del Novecento. E porta tutto a uno sconvolgimento di quelli che sono i paradigmi usuali della fisica di quel periodo. E senza entrare nel merito di quali sono queste nuove idee iniziali, vorrei semplicemente sottolineare il fatto che due tra i personaggi più importanti di questa rivoluzione quantistica sono Albert Einstein e il fisico danese Niels Bohr. Sono grandi amici, però sono anche avversari, perché la pensano fondamentalmente in modo diverso. Albert Einstein è un realista, lui crede che la realtà esista indipendentemente da noi, mentre Niels Bohr è arrivato con il suo percorso a concepire quella che si chiama
l'interpretazione ortodossa della fisica quantistica o interpretazione di Copenaghen, della scuola di Copenaghen. E secondo questa interpretazione, la cosa centrale, il punto fondamentale, il punto centrale non è la realtà, ma la descrizione che diamo della realtà. Quindi sembra sfumare l'oggettività, sembra sfumare il fatto che la realtà sia concreta. È importante l'osservatore e l'osservazione che ne fa della realtà e in qualche modo la condiziona. Pensate che tra gli allievi di Niels Bohr c'è il grande Carl Heisenberg, che è l'autore del principio di indeterminazione di Heisenberg, appunto, che dice che la realtà dipende da come la si osserva, detto in maniera abbastanza semplice. Comunque, all'interno del mondo accademico c'è questo grande dibattito e ci sono queste due scuole di pensiero, quella portata avanti da Einstein e quella portata avanti da Niels Bohr. Einstein però non ci sta proprio, nonostante la fisica quantistica interpretata secondo la scuola di Copenaghen funzioni e venga continuamente confermata dagli esperimenti, Einstein sente che è una teoria incompleta e che va in qualche modo completata, vanno aggiunte delle specifiche. E nel 1935, insieme a due suoi collaboratori, va a concepire quello che poi verrà chiamato il paradosso EPR. Con questo scritto, sono poche paginette, i tre fisici vogliono dimostrare che la teoria quantistica ha dei problemi, così com'è in quel periodo, e che quindi va completata. In cosa consiste? Consiste nell'analisi dell'interazione tra due particelle. Non è un'analisi così semplice da fare, secondo questo scritto fatto da Einstein, Podolsky e Rosen. Noi lo andiamo a vedere secondo la formulazione che dà successivamente un altro fisico americano che si chiama David Bohm. David Bohm va a riscrivere il paradosso EPR in termini molto più semplici ed è quello che vi presento questa sera, ma è anche la formulazione che viene data praticamente sempre del paradosso EPR, perché quella originale, vi ripeto, è un po' complicata. Allora andiamo a considerare due particelle che originano da un'unica particella. Possiamo, se parliamo in termini concreti, prendere un pione P0. Il pione P0 decade naturalmente e in una delle due possibilità può decadere in un elettrone e in un positrone e un fotone. Ma noi ci concentriamo sull'elettrone e il positrone, che sono fondamentalmente la stessa particella, hanno le stesse caratteristiche e si differenziano solamente perché uno è caricato positivamente e uno caricato negativamente. Allora, da questo pione di partenza si generano due particelle che sono dotate di una grandezza che i fisici chiamano spin. Se possiamo in qualche modo rappresentare le due particelle come delle trottoline, una ruoterà in senso antiorario e si dirà avere spin su e l'altra invece ruoterà in senso orario e si dirà avere spin giù. Quindi una spin su e l'altra spin giù. Questo perché la particella di partenza non aveva spin e quindi dopo io devo avere due particelle la cui somma degli spin mi deve di nuovo dare zero. Il problema è che noi non sappiamo quale delle due avrà spin su e quale avrà spin giù. Sappiamo solo che se una ce l'ha su, l'altra ce l'ha giù. Ma finché non facciamo un esperimento e non andiamo a rilevare lo spin di una delle due, non sappiamo qual è lo spin dell'altra. Detto meglio, secondo il linguaggio della fisica quantistica, possiamo dire che l'elettrone è in una sovrapposizione di stati di spin su e spin giù. Ha un 50% di probabilità di avere spin su e un 50% di probabilità di avere spin giù. Fino a quando non facciamo un esperimento, li ha tutti e due gli spin. E lo stesso possiamo dire del positrone. Adesso prendiamo queste due particelle di cui non sappiamo lo spin, sappiamo soltanto che hanno questa sovrapposizione degli stati, li allontaniamo e andiamo ad esempio a misurare lo spin della particella di destra. E troviamo che ha spin giù, perché la misura in qualche modo fa collassare la particella in uno solo delle due possibilità. Fino a quando non facciamo la misura, le ha tutti e due gli spin.
ma quando facciamo la misura si deve manifestare uno solo. E ha spin giù. Allora automaticamente noi deduciamo che l'altra particella avrà spin su, ma anche lei era in una sovrapposizione degli stati. E come mai ha assunto spin su, si chiede Einstein? Perché in qualche modo sa che l'altra particella ha assunto spin giù. E come fa a saperlo? Einstein, in maniera ironica, dice forse che l'altra particella gliel'ha comunicato per via telepatica, perché il cambiamento di spin, o meglio l'assunzione di spin su della seconda particella, avviene in maniera istantanea. E questa cosa, secondo la teoria della relatività di Einstein, non è possibile. Dovrebbe essere stato lanciato un messaggio dalla prima particella alla seconda che viaggiano ad una velocità superiore di quella della luce. E questo non è proprio possibile per la teoria della relatività. Basandosi su questo fatto, quindi su questa impossibilità di trasmettere l'informazione ad una velocità maggiore di quella della luce, Einstein conclude che la teoria quantistica che prevede questa situazione estremamente strana, bizzarra, non è una teoria che funziona. Quindi presenta questa situazione come un aspetto, una conseguenza paradossale della teoria quantistica. E siccome arriviamo ad un paradosso, vuol dire che il punto di partenza ha qualche problema. Il fatto è, allora siamo nel 1935, ma il fatto è che successivamente questa situazione in qualche modo viene confermata sperimentalmente. Nel 1964 il fisico irlandese John Stuart Bell, analizzando degli scritti di Bohm, arriva a concepire una formulazione matematica, quello che si chiama il teorema di Bell, che permette di verificare sperimentalmente l'esistenza di questa connessione a distanza delle due particelle, connessione ritenuta da Einstein paradossale. E invece lui dice, vediamo effettivamente se è paradossale oppure no, perché forse non è così. Forse le due particelle risultano collegate, forse lo spazio non conta, forse la non località, quindi questa caratteristica di uno spazio che sembra appunto essere secondario, non è importante, le particelle sono connesse indipendentemente dalla distanza spaziale a cui si trovano, forse tutto questo è reale, non è solo una conseguenza paradossale, un'eventuale conseguenza paradossale, forse è proprio reale. Con questo teorema matematico è possibile andare in laboratorio e verificarlo. E la cosa è stata fatta inizialmente in maniera un po' incerta, ma poi arriva una conferma definitiva grazie al lavoro del francese Alain Aspect, che nel 1982 verifica in maniera, ma direi incontrovertibile, che l'entanglement, questa connessione tra le particelle, esiste ed è reale. Ci vogliono 8 anni per preparare l'esperimento, per riuscire a collegare due particelle e far vedere che effettivamente, anche se portate a distanza, rimane questo collegamento, questa connessione. In italiano si dice correlazione quantistica. Attualmente l'entanglement è una realtà accettata dalla comunità scientifica e si riesce a creare l'entanglement tra milioni di particelle, non più coppie di particelle. Viene sfruttato a livello tecnologico. Pensate che si possono trasportare informazioni, si parla di teletrasporto quantistico dell'informazione, che viene sfruttato nella progettazione di computer quantistici. Il primo computer quantistico commerciale è stato lanciato l'anno scorso dall'IBM a gennaio del 2019. E quindi è una realtà non soltanto presente nei laboratori di ricerca. E la crittografia quantistica, che permette di trasmettere delle informazioni criptate, è una realtà addirittura precedente e si basa sempre sull'entanglement, su questa connessione che si crea tra le particelle. Questo è l'aspetto fondamentale che io volevo portarvi della fisica quantistica, il fatto che non esistono elementi di realtà separati.
Ma come la spieghiamo questa cosa? Torniamo al fisico americano David Bohm, che lo stesso Einstein considerava il suo naturale successore, un erede spirituale. Bohm spiega l'entanglement utilizzando delle metafore. La prima è quella dell'acquario. Proviamo a pensare a un sperimentatore, un osservatore che osserva due pesci che si trovano in un acquario e lo fa attraverso dei monitor e vede che i due pesci sono uno di fronte e l'altro di profilo. Ma ad un certo punto quello di profilo diventa di fronte e quello di fronte diventa di profilo. E dopo un po' di nuovo si scambiano le due posizioni. E non può che concludere che i due pesci sono in entanglement, sono collegati anche se si trovano a distanza. Il problema si risolve facilmente per Bohm se si tiene conto del fatto che il nostro sperimentatore, l'osservatore, in realtà sta analizzando il tutto a livello dei monitor, ma non ha accesso a un livello più profondo di informazione. Se lo avesse, si renderebbe conto che la situazione è questa. I due monitor sono collegati a due telecamere che puntano allo stesso pesce. Ecco, se pensiamo all'entanglement delle due particelle di prima, forse possiamo concludere che le particelle sono la stessa particella, che forse in tutto l'universo c'è un'unica particella. Per Bohm, la realtà che noi osserviamo e che misuriamo, lui lo chiama ordine esplicato, è una realtà illusoria dove vediamo la separazione, la frammentazione, gli oggetti risultano separati uno dall'altro. Ma a livello più profondo non c'è separazione. C'è un senso di unità, tutto è collegato, non esiste questa frammentazione. Per spiegarlo usiamo un'altra metafora, che è quella del ruscello. Pensiamo a un ruscello, un torrentello che scorre e all'interno di questo torrentello vediamo dei gorghi, consideriamone due. Sembrano due realtà diverse, si possono quasi, viene voglia quasi di toccarli, pensate, guardiamoli qua, uno dei gorghi. E sembrano due cose separate, i due gorghi, ma in realtà i due gorghi sono espressione della stessa acqua che sta scorrendo. A un livello più profondo, noi riconosciamo che la realtà ultima è data dallo scorrere della stessa cosa. C'è un'unità di fondo che collega tutto quanto e non è neanche possibile determinare dove finisce un gorgo e dove inizia l'altro. Sono collegati tra di loro. Questa è un'altra immagine, secondo me, molto bella, interessante per capire questa connessione che ritroviamo a livello più profondo. Pensate che Bohm, negli anni 40, durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, si occupava, stava studiando i plasmi. Il plasma è il quarto stato della materia. Se voi prendete lo stato solido, ad esempio, consideriamo il ghiaccio. Abbiamo che le particelle sono rigidamente collegate. Poi aumentiamo la temperatura e abbiamo la fase liquida, il ghiaccio si scioglie e diventa acqua. E se aumentiamo ulteriormente la temperatura, le molecole d'acqua si possono staccare una dall'altra e abbiamo la fase di gas. Ecco, prendiamo un gas e aumentiamo ulteriormente la temperatura. Ad esempio prendiamo l'argon o prendiamo il neon, aumentando veramente tantissimo la temperatura, portandola a 20.000 gradi centigradi, succede un'altra cosa, si ha un altro passaggio di stato. Abbiamo che dagli orbitali più esterni degli atomi si liberano gli elettroni e quindi il nostro gas risulta adesso composto da ioni positivi e da una nuvola di elettroni negativi. Bohm ha studiato questa nuvola di elettroni negativi nei plasma e si è accorto che gli elettroni hanno un comportamento molto particolare. Praticamente sembrano muoversi indipendentemente uno dall'altro, ma in realtà ci sono una serie di oscillazioni collettive che coinvolgono questa nuvola di elettroni. Ogni elettrone sembra muoversi all'interno di queste oscillazioni, come se sapesse esattamente cosa stanno facendo gli altri elettroni, anche se molto distanti da lui. Quindi l'entanglement
Abom non era qualcosa di completamente sconosciuto, perché un comportamento collettivo l'aveva già ritrovato nello studio di plasma. E questa è una cosa affascinante, perché se voi considerate i plasmi, qui sulla Terra li possiamo osservare solo in alcune situazioni, ad esempio durante un'aurora boreale oppure quando c'è un fulmine che cade. Si raggiungono delle situazioni per cui si creano i plasmi, ma sono proprio particolari, altrimenti dobbiamo andare in laboratorio e arrivare a quelle temperature così elevate, 20.000 gradi centigradi. Se invece guardiamo l'universo, il plasma non è una situazione rara, anzi, all'interno delle stelle, temperature elevatissime permettono ai gas di raggiungere lo stato di plasma. E poi questi plasmi si staccano dalle superfici delle stelle e vanno nello spazio. Quindi il gas interstellare è nello stato di plasma. E vi dirò di più, il 99,9% della materia che esiste nell'universo è sotto forma di plasma. Quindi lo stato di plasma è uno stato, direi che è lo stato più diffuso dell'universo. Eppure noi sulla Terra ne facciamo pochissima esperienza. E forse è per questo che l'interconnessione, la cooperazione, in qualche modo ci è sconosciuta. Per noi è più facile muoverci nel senso della competizione. Eppure la competizione non è qualcosa di tipico della natura. Un esempio che mi piace fare al riguardo riguarda gli spermatozoi. Noi pensiamo sempre agli spermatozoi che sono in corsa e stanno lottando per raggiungere l'ovulo e chi vince il più forte. Bene, è stato provato, ormai è nota questa cosa tra i biologi, che gli spermatozoi hanno un comportamento cooperativo. Si agganciano tra di loro, si indicano la strada migliore e fanno in modo che il più adatto riesca a entrare nell'ovulo. Quindi la competizione è qualcosa di culturale, ma non è per niente naturale. E questo è molto interessante e fa riflettere. Ma se guardiamo anche al mondo naturale, pensate ad esempio agli uccelli, gli uccelli che si muovono nel cielo. Spesso abbiamo questi stormi di uccelli che hanno dei comportamenti incredibili, fanno queste evoluzioni e rimaniamo a bocca aperta, si comportano come se fossero un unico organismo, un organismo collettivo. Vengono chiamati proprio così e non è l'unico caso, pensate anche ai branchi di pesci, oppure ci sono delle colonie di insetti, termiti, formiche, vespe, api, e anche lì si comportano in questo modo veramente particolare. Si perde l'individualità. E questa cosa che vediamo negli animali, che vediamo nei gas, forse riguarda anche noi. Questo è un interrogativo che vi metto lì e che vi lascio, perché spesso noi guardiamo alle altre persone come se fossero separate da noi, come se fossero contro di noi. E forse invece il movimento che giudichiamo sbagliato o scorretto nei nostri confronti, fatto da un'altra persona, è proprio un movimento che è quello più adatto a noi, per fare un'esperienza. L'esperienza più giusta per noi. Bohm ha ragionato su queste cose. Lui ha dialogato con Krishnamurti, uno tra i più grandi mistici indiani, e ha proprio portato una visione collettiva, ha portato l'idea di un dialogo tra le persone che trascende le coscienze individuali per arrivare a una coscienza collettiva. E il suo messaggio è stato raccolto da tantissime persone, soprattutto al di fuori del mondo scientifico, ahimè. Pensate, che era amico del Dalai Lama, qui lo vediamo insieme al Dalai Lama, ma ci sono altri personaggi famosi. Il primo che vedete a sinistra è Fritjof Capra, il secondo è Rupert Sheldrake e poi il quarto è Bohm.
il sesto è proprio il Dalai Lama. Il Dalai Lama spesso ha dialogato con David Bohm e tuttora i buddhisti organizzano dei convegni dove viene messa insieme la fisica quantistica e il buddismo. Perché? Perché lo scopo ultimo pare essere lo stesso, puntare a mettere in evidenza questa interconnessione che esiste tra tutte le parti. E non la ritroviamo solo nel buddismo, questa cosa, ovviamente. Insomma, la fisica quantistica ci permette di ampliare la nostra visione, guardare la realtà con occhi diversi. Ecco, era questo il messaggio che volevo portarvi, questa interconnessione che c'è tra tutte le parti. Qui io vi ho messo anche alcune informazioni che mi riguardano, ci sono il libro che ho tradotto, Quantum Mind, che consiglio perché porta una visione di questo tipo, Storia dei Quanti, che vi permette di comprendere quelli che sono i concetti base della fisica quantistica per arrivare poi a fare considerazioni di questo tipo. E poi c'è un altro libro che ho in cantiere, che ho chiamato Metafore Quantistiche, che va al di là del piano puramente fisico. Ecco, Simona, io ho anche concluso la mia presentazione iniziale e darei spazio alle domande tue o di chi vuole. Non ti sento, sai? Eccomi. Intanto c'è Jennifer Wu che chiede che cos'è un pione. Ah, un pione è una particella. L'ho citata per dare un esempio concreto, che non stavo parlando di qualcosa che non esistesse. È una particella che ha la capacità di decadere. E quindi si trasforma naturalmente in un elettrone e in un positrone, ma non è l'unica possibilità che ha, in realtà ne ha due di possibilità, ma non entrerei nel merito, è una particella del mondo microscopico, e sono state scoperte tantissime, continuano a esserne scoperte. Senti, Chiara, tu hai fatto vedere la fotografia di quell'incontro dove c'erano diversi personaggi, tra cui Bon, tra cui Capra, no? Sì. Che ha scritto, fra altre cose, il Tao della Fisica, questo bellissimo libro, bellissimo libro, no? Dove si mette insieme appunto fisica quantistica e spiritualità. Diciamo, cioè, sembra proprio che, ora non vorrei... che la fisica quantistica sia un po' l'anello mancante che mette insieme la scienza e la spiritualità, è un po' così? Sì, guarda, io vedo che la fisica quantistica è la grande occasione che il mondo occidentale ha per sanare una ferita che ci portiamo dietro dal 600. Cioè nel 1600, con la rivoluzione scientifica, che ha portato tantissime cose, ha portato il progresso tecnologico, però in qualche modo c'è stata questa frattura tra lo spirito e la materia. Prima non c'era distinzione nel mondo occidentale. Invece la scienza, per poter portare avanti i suoi progetti, ha dovuto distinguere le due parti e le ha separate e si è concentrata ovviamente sul mondo materiale. E lo spirito è stato lasciato al mondo della religione oppure, se vuoi, altri ambiti come la psicologia. E invece con la fisica quantistica noi possiamo rimettere insieme le parti, vedere che non c'è separazione, che la materia, lo diceva anche lo stesso Einstein, in realtà è energia e tutto quello che esiste, le particelle, sono caratterizzate da una continua fluttuazione, non esiste la materia ferma. E questa fluttuazione in qualche modo crea anche un'interconnessione, l'entanglement ne è un'espressione, espressione del fatto che proprio non c'è separazione ed è una cosa su cui i fisici sono molto imbarazzati, perché o fanno un salto come ha fatto Bohm, come hanno fatto anche altri, anche Mindell che ha scritto Quantum Mind l'ha fatto, ma ce ne sono molti e sempre di più ultimamente,
però bisogna staccarsi dal mondo oggettivo materiale che è tipico della fisica e cominciare a esplorare le frontiere. Invece chi rimane ancorato ai vecchi paradigmi questa cosa non l'accetta e non dice niente, per cui si focalizza semplicemente su quella che è l'utilizzazione del fenomeno entanglement per la risoluzione di problemi e lo sviluppo di tecnologie. Ma il senso, il perché succedono queste cose e che cosa significa, viene lasciato un po' lì. Invece, ripeto, Obama si è messo in gioco al punto tale che lui, che veramente ha fatto un lavoro di altissimo livello, e parlo di livello scientifico, non ha mai ricevuto un premio Nobel, mai. E non solo per quel che riguarda l'entanglement e altre cose, ma ha fatto anche un lavoro molto semplice, che si tratta dell'effetto Bohm-Aronoff, che era proprio da premio Nobel, e non gliel'hanno dato. Era troppo in là. Senti, Chiara, uno degli esperimenti più affascinanti che, diciamo, secondo me viene usata anche come metafora quando parliamo di argomenti spirituali, appunto l'esperimento della doppia fenditura e quindi la dualità particella-onda. Ce la puoi spiegare un po' semplificando? Perché dal punto di vista spirituale spesso viene detto appunto che una persona se si osserva se osserva qualcosa già ha un cambiamento, e questo è lampante con l'esperimento della doppia fenditura, insomma con la dualità dell'onda e della particella del fotone. Via. Allora, male, io non sono del mestiere, però insomma ci siamo capite. Sì, sì, ho capito che cosa intendi dire. Allora, la doppia fenditura, cioè l'esperimento della doppia fenditura, è un classico esperimento di interferenza ed è stato l'esperimento che ha permesso nell'Ottocento di capire che la luce era un'onda fondamentalmente. Prima c'era un dibattito: la luce è fatta di particelle oppure è un'onda? Con l'esperimento della doppia fenditura si è capito che effettivamente era un'onda. Perché? Che cosa succede? Succede che si manda la luce contro uno schermo dove ci sono due fenditure, e dall'altra parte, invece che vedere la forma delle due fenditure, che succederebbe se abbiamo ad esempio un fascio di particelle che vanno, vengono selezionate quelle delle due fenditure, dall'altra parte vediamo le particelle che passano da una parte e le particelle che passano dall'altra. Invece, sullo schermo finale si vede una figura di interferenza, cioè si vede un'alternanza di zone luminose e zone che non sono luminose, ma non due, cioè c'è una zona centrale luminosa, poi c'è due zone scure, poi ancora luminose una per parte e così via. Ed è una figura complessa, e questa cosa si riesce a spiegare soltanto supponendo che la luce sia un'onda. Quindi l'esperimento della doppia fenditura è un esperimento che si può fare in qualsiasi situazione per capire se un fenomeno è ondulatorio oppure no. Se si vede una figura di interferenza, abbiamo un'onda, altrimenti no. Quindi, nel momento in cui tu fai quell'esperimento, ti accorgi che la luce è un'onda. E siamo nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento. Poi, ai primi del Novecento, Planck e Einstein cominciano a dire che la luce è fatta di particelle, i quanti. E anche lì fanno degli altri esperimenti, in particolare l'esperimento dell'effetto fotoelettrico, e si vede che effettivamente la luce è formata di particelle. Ma allora è formata da onde o da particelle? E Einstein dice tutte e due. Nel senso che se faccio un esperimento di doppia fenditura vedo l'aspetto ondulatorio, se faccio un esperimento di fotoelettrico vedo l'aspetto corpuscolare. Sono come due facce della stessa medaglia. Ma la luce è una realtà più complessa, non è riducibile a un solo modello, onda o particella. Bisogna tenerli tutti e due questi modelli, e si parla di dualismo onda-particella. Il
Il fatto è che nel 1924 un fisico francese, Louis de Broglie, suppone che questo dualismo non sia solo tipico della luce, ma riguardi anche la realtà materiale, le particelle, e che ad esempio un fascio di elettroni, che sono particelle, possa comportarsi come un'onda, quindi come un fascio di luce. L'esperimento viene fatto da degli americani per la prima volta, e stiamo parlando del 1927, e viene proprio verificato che anche gli elettroni hanno un comportamento di tipo ondulatorio. Quando gli si mette una doppia fenditura, dietro danno una figura di interferenza. Ecco, esattamente questo, no? Sì. Questo è un esperimento di doppia fenditura fatto con una sorgente di luce, cioè la lampadina. Ci dà la luce, abbiamo un primo schermo con una sola fenditura che permette di selezionare una porzione di questa luce e poi c'è la doppia fenditura. Dopo la doppia fenditura c'è lo schermo e vediamo che noi ci aspetteremmo la luce solo in corrispondenza delle due fenditure e invece abbiamo una figura complessa, cioè una zona centrale, ma poi c'è anche la zona A e la zona B, e poi dopo, oltre la zona A e oltre la zona B, ci sono altre zone luminose, alternate da fasci di oscurità. Fate la stessa cosa con un fascio di elettroni e troverete delle zone dove gli elettroni non vanno, che corrispondono alle zone scure, e delle zone in cui gli elettroni vanno, che corrispondono alle zone luminose. Quindi anche la materia ha questo comportamento doppio, quindi il dualismo onda particella è tipico delle onde ma anche delle particelle. Le particelle sono anche onde, le onde sono anche particelle. È stato verificato non solo per elettroni, ma è stato verificato poi per protoni, neutroni, e poi siamo arrivati addirittura a particelle molto grandi che si avvicinano al mondo macroscopico. Parlo di molecole di fullerene e di fluorofullerene, quindi ci siamo avvicinati. È chiaro, attualmente non lo si può fare per una pallina da ping pong, ad esempio, ed è un problema tecnico, ma niente ci vieta di pensare che questa cosa non sia vera anche per la pallina da ping pong, o non sia vera per me, per te, Simona, che anche tu hai una natura corpuscolare che nessuno mette in dubbio, però anche una natura ondulatoria. E che cosa vuol dire questa natura ondulatoria? E qui possiamo cominciare a discuterne, no? È chiaro che chi vede nell'onda una rappresentanza dello spirito, ecco che subito c'è l'aggancio con le discipline più olistiche, con la spiritualità. Poi la cosa interessante che tu accennavi riguardo al fatto dell'esperimento della doppia fenditura è che nel momento in cui noi andiamo a mettere un rilevatore di particelle in una delle due fenditure, no? Per capire dove sta passando la particella, se passa nella fenditura sopra o nella fenditura sotto, ecco che l'esperimento cambia e che non c'è più la figura di interferenza. Il fatto che noi andiamo a osservare in maniera concreta, osservare in questo caso metterci un rilevatore, va a modificare completamente l'esito dell'esperimento. Spero di aver... Sì, questo infatti per quello che viene usato spesso come metafora o come spiegazione dello sviluppo della coscienza, no? Quando si mette coscienza, ovvero autocoscienza, le cose poi cambiano, no? È lo stesso... in questo caso appunto l'osservatore fa la differenza, no? Oserei dire, ma quegli scienziati di cui dicevi prima, quelli che stanno zitti, no? Anche di fronte a questi esperimenti che dichiarano un'ambivalenza, un mistero, un paradosso, cosa dicono? Continuano a stare zitti oppure hanno delle risposte... Ma in realtà quelli che stanno zitti, e usiamo pure questo termine, no? Diciamo che non sono interessati al senso, quelli che vengono chiamati fondamenti,
della fisica quantistica. Se una teoria funziona, perché metterla in discussione? Questo è il loro punto di vista. Funziona, usiamola, andiamo ad applicarla. Ma perché è così? È un'altra domanda, è più profonda. Perché c'è l'entanglement? Quelli che stanno zitti, in realtà, loro sono fisici che si preoccupano del far funzionare le cose, del capire come funziona, ma non del perché. Il perché ti fa andare più in profondità e andiamo in implicazioni più filosofiche, e non tutti sono disposti a farlo, soprattutto i fisici sperimentali. Sì. Parla solo di quello che si può misurare per loro. Sì. Infatti un fisico come Capra, in un libro, Il Tao della Fisica, mette proprio in evidenza tutte le correlazioni tra tutte le varie religioni, spirituali, discipline spirituali e la fisica quantistica, no? Quindi ovviamente, come dici te, se ti chiedi il perché, ovviamente vai più in profondità, no? Sì, tutto sommato stai uscendo da quelli che sono gli ambiti tipici della fisica. La fisica si occupa di quello che si misura, di quello che tutti dicono è così. Quando andiamo sul significato, sulle implicazioni filosofiche, per me in un modo, per te potrebbe essere diverso. In quanto Mind, il libro che ho tradotto, Mindell, che è un fisico e psicologo, parla di realtà consensuale e realtà non consensuale e le prende in considerazione tutti e due. Einstein no, Einstein parla solo della realtà consensuale, la realtà del consenso, dove tutti siamo d'accordo. Lo stesso Galileo Galilei parla di questa cosa, dice che alcune grandezze sono oggetto della fisica, quelle dove li possiamo associare un numero, quindi parliamo del peso, parliamo della lunghezza, della posizione, ma se noi cominciamo a parlare del sapore oppure cominciamo a parlare della bellezza, stiamo entrando in un campo che è soggettivo. E di questo i fisici ortodossi, chiamiamoli così, non se ne occupano. Mindell ha fatto un salto, parla di realtà consensuale e non consensuale, le mette insieme e fa vedere che la realtà consensuale affonda le sue radici nella realtà non consensuale. Ma questo è un passaggio forte per molti, anche per noi. Cioè, pensare che questo che noi consideriamo reale in realtà è un sogno e che i nostri sogni sono più reali di questo che in realtà è il sogno del sogno. Sì, abbiamo parlato dei sogni nella scorsa, la scorsa serata, via appuntamento. Bello questo, quello che stai dicendo. Tu pensa che David Bohm, in un'altra metafora, parla di, degli ologrammi, dice che questa realtà in realtà è olografica. L'ologramma è un'illusione. Se uno prova a toccare un ologramma, la mano passa attraverso. E che cos'è reale allora? È il meccanismo che crea l'ologramma, quindi fasci laser che vanno a interferire, uno dei due è andato a riflettersi sull'oggetto di cui poi si creerà l'ologramma e interferendo vanno su una pellicola olografica. Quello è reale, ma è un processo che è al di sotto dell'ologramma e che non si vede. Noi vediamo l'ologramma e lo prendiamo per reale, ma in realtà non è reale. È una cosa molto particolare pensare che questo che viviamo, che noi consideriamo così reale, è un ologramma. Che tu sei staccata da me, io ti vedo lì in uno schermo a fianco a me, no? Ma a livello più profondo, forse io sto sognando un sogno dove vedo me stessa con te, ma tu sei una mia proiezione. Certo. Quello che Bohm ha portato è quello che dicono in tanti e sembra la realtà fantascientifica del film Matrix, ma non è sì. Poi fantascientifica. No. E se noi guardiamo alle discipline orientali, alle filosofie orientali, ma non solo a quelle, guardiamo anche le culture native, questo è il messaggio che portano, che tutto è uno e che non c'è distinzione.
la fisica quantistica fa riflettere che forse tutto questo non è soltanto una filosofia, forse è proprio reale. Vero. Senti, una cosa che io ricordo, ho letto qualche anno fa il Tao della fisica e l'ho letto bene in quel momento, anzi volevo proprio studiarlo e capirlo, no? Ora ovviamente qualcosa ancora ricordo, ma mi ricordo di un esperimento che mi sembrava anche questo abbastanza un po' misterioso e paradossale, no? Se non mi sbaglio, ma non sono sicura, Chiara, si chiamava la matrice S, se non sbaglio, dove venivano fatti scontrare le particelle e diceva che la particella scontrandosi si rompeva facendo due particelle identiche alla particella intera che si frantumava. Ricordo male oppure c'è un esperimento del genere? Ma in questo momento non è che ho molto presente, cioè ho presente la matrice S, che è quella di scattering, ed è un modo di interpretare la come si comportano le particelle nel mondo microscopico, perché ci sono varie strade di interpretazione che si possono dare, modi di lettura. Però in particolare l'esperimento che fa riferimento a te mi sfugge. No, può darsi anche che, ora io l'ho letto diversi anni fa e poche cose ricordo, e una era questa. Però mi fai venire lo spunto di andarmelo a rileggere. Ecco, è vero. Mi è venuta voglia di riprenderlo in mano, perché veramente fa delle correlazioni incredibili, no? E, senti, c'è una domanda. È questa. Che relazione c'è tra il mondo microscopico e quello macroscopico? È una bella domanda questa. Allora, è un dibattito aperto, nel senso che la fisica quantistica è stata scoperta e sviluppata all'interno del mondo microscopico, no? Quindi i quanti appartengono al mondo microscopico, il dualismo onda-particella è stato verificato nel mondo microscopico, però tutti i fisici, faccio riferimento ad esempio a Niels Bohr, in qualche modo cercavano di trovare una continuità tra il mondo microscopico e quello macroscopico. Non è possibile che nel mondo macroscopico ci siano delle leggi e nel mondo microscopico leggi completamente differenti. Ci deve essere una sorta di continuità per cui a un certo punto i risultati sono come conformi, cioè le cose funzionano, c'è una continuità, ecco, questo direi che è il termine giusto, però certe cose a livello macroscopico non si vedono, il dualismo onda-particella non è stato verificato, non è possibile allestire un esperimento di doppia fenditura per un corpo macroscopico, non esiste una fenditura così piccola, è troppo piccola, non esiste in natura, però questo dal mio punto di vista non è la dimostrazione che il dualismo onda-particella non può esistere a livello macroscopico, forse non lo possiamo vedere, come forse anche i plasmi per noi sono un po' degli sconosciuti, a meno che non andiamo in determinate situazioni. Quindi le conclusioni a cui arriva la fisica quantistica nel mondo microscopico non è che si possono escludere a priori per il mondo macroscopico. È chiaro che poi nel mondo macroscopico succedono delle cose di cui bisogna tener conto. Un oggetto macroscopico interagisce con tanti elementi che gli stanno attorno. Una particella microscopica invece bisogna proprio andarla a beccare per riuscire a interagire con lei. Quindi ci sono delle cose che si differenziano. Però è interessante che Bohm e anche altri facciano riferimento alla realtà macroscopica utilizzando dei paradigmi che sono tipici del mondo microscopico. E anch'io non mi sento di escluderlo al riguardo. E quindi il dualismo onda particella, l'interconnessione, secondo me hanno un senso anche a livello macroscopico. Per me lo hanno almeno e comunque nessuno può dimostrare per ora che non sia vero, ecco. Allora, ci sono altre domande, stanno venendo su. Allora,
Qual è la relazione tra materia e antimateria? Ad oggi, che cosa si pensa dell'energia oscura e della materia oscura? Allora, materia e antimateria è una cosa. Negli anni 30 è stato previsto che ci dovesse essere un'antiparticella dell'elettrone. Sembrava una soluzione di un'equazione un po' bizzarra che forse bisognava scartare, e invece a un certo punto è stato proprio verificato sperimentalmente che esisteva l'antiparticella dell'elettrone, il positrone appunto. E poi sono state scoperte a catena altre antiparticelle. Ma l'antimateria è semplicemente, non so, per l'elettrone è il positrone, è una particella che ha le stesse identiche caratteristiche, massa, dimensioni, può avere lo spin esattamente come l'elettrone, però invece che avere carica negativa, c'ha carica positiva. Se noi prendiamo il protone, c'è l'antiprotone, che ha la stessa massa, le stesse dimensioni, però invece che avere carica positiva, ha carica negativa. Niente di più di questo. Invece, per quanto riguarda materia e energia oscura, bisogna dire che la materia, e quindi anche l'antimateria, perché fa parte della materia, costituisce il 4% di quello che esiste nell'universo. Quindi quando noi diciamo che la fisica si occupa di quello che è misurabile della materia, stiamo parlando del 4% di quello che esiste, che è veramente poco. Il restante 96% non si sa bene che cosa sia e viene chiamato materia oscura o energia oscura. E su questo potremmo sbizzarrirci, potremmo collocarlo ai margini dell'universo, ma potrebbe essere anche qui presente. E ci sono tante cose che sono presenti e che non sono materia. Quando una persona, un uomo, si innamora di una donna, faccio un esempio abbastanza semplice, no, da capire, e una donna si innamora di un uomo, prova un'emozione che è tangibile, ma che non è materia, ma che non è misurabile. Dove la mettiamo questa cosa qui? Non è oggetto della fisica, però non possiamo negare che non ci sia. Fa parte della materia oscura, dell'energia oscura? Io non lo so. Io so soltanto che non fa parte di quel 4%, che non fa parte del mondo consensuale, perché poi è soggettivo, molto soggettivo. Questo è un esempio particolare, ma possiamo mettere tantissime altre cose. E i fisici, anche tra i più famosi, di queste cose hanno sempre saputo l'esistenza. E in qualche modo quelli più aperti se ne sono sempre interessati. Si sono sempre resi conto che la realtà misurabile non esauriva il tutto. Pensate che fisici famosi come ad esempio Wolfgang Pauli, utilizzava i suoi sogni, li scriveva e nei sogni trovava ispirazione per le sue leggi, per le sue teorie. Allora, il sogno sicuramente non è materia. E lui vi attingeva in quello che Jung chiamava l'inconscio collettivo. E insieme a Jung, Pauli ha cercato le basi scientifiche delle sincronicità, di queste coincidenze significative che capitano a tutti, per cui uno pensa a una persona, gira l'angolo e se la trova davanti. Oppure sente suonare il telefono e lo chiama quella persona che aveva pensato poco fa, o due persone che dicono la stessa frase nello stesso momento. Telepatia. Beh, la telepatia è una forma di sincronicità. E queste cose qui non rientrano nella materia. Allora bisogna tener conto che c'è molto di più di quello che pensiamo e che la fisica forse deve ampliare veramente i suoi orizzonti. E questo è uno dei motivi per cui Bohm e altri si sono spinti al di là di quel 4%, perché è veramente poco, è riduttivo limitarsi a quella parte lì. E guardate che è una cosa forte da dire in Occidente, dove
La scienza viene considerata, non dico una religione, ma quasi, nessuno mette in dubbio quello che dice la scienza, però attenzione, la scienza si occupa solo del 4%, è poco, troppo poco. Detto in questo periodo. Veramente. Allora, c'è una domanda. È possibile che la gravità sia un fenomeno elettromagnetico? Ma io non la penserei così, nel senso che vedo una differenza sostanziale tra gravità ed elettromagnetismo. Quello che posso dire è che i fisici da tanto tempo stanno cercando di mettere insieme tutte le forze fondamentali, quindi elettromagnetismo, forza nucleare debole, forte e gravità. Quindi si va alla ricerca di un'unica forza fondamentale da cui poi derivano tutte le altre e si differenziano, no? Quindi che ci sia un collegamento, forse sì. Attualmente non è ancora fatto questo passaggio, assolutamente. Come non è stato fatto ancora il passaggio tra la gravità, la teoria gravitazionale e la teoria quantistica. La teoria gravitazionale si occupa di grandi masse. E la teoria quantistica del mondo microscopico si sta cercando attraverso la teoria delle stringhe o la teoria dei loop gravitazionali, si sta cercando di trovare una connessione, un collegamento, ma per ora sono ancora teorie, non esistono prove sperimentali né a favore di una o dell'altra interpretazione. Senti, c'è Diego che ci chiede: le manifestazioni paranormali hanno qualcosa che lega la fisica quantistica o è un campo a parte? Vabbè, l'hai un po' detto prima, no? Cioè, può essere, cioè nel senso che la fisica quantistica veramente crea dei collegamenti, no? Adesso io cito spesso Bohm e cerco di compensare il fatto che pochi parlano di lui, no? Ma Bohm è andato a trovare anche Uri Geller, non so se qualcuno si ricorda di lui. Come no? Perché era molto interessato ai fenomeni paranormali e comunque Pauli con Jung, vi ripeto, si occupava anche di telepatia, che è una forma di manifestazione paranormale, no? Ma che cos'è paranormale? Quello che noi non riusciamo in qualche modo a definire normale e quindi che non riusciamo a misurare. E quindi ci sta, sì. E la fisica quantistica con l'entanglement, beh, mi sembra molto paranormale, sinceramente. Le due particelle, l'elettrone e il positrone, in qualche modo sembrano veramente in collegamento paranormale, se usiamo questo termine. Allora, vediamo un po' cosa dice Super Green. I cosiddetti campi morfici, cosa sono? Sono anch'essi campi elettromagnetici? Sono stati misurati, dimostrati o sono solo ipotizzati? Allora, i campi morfici sono campi di informazione, quindi non sono campi elettromagnetici. Il campo morfico è una teoria che è stata sviluppata in maniera completa dal biologo britannico Rupert Sheldrake. Sheldrake interpreta lo sviluppo, ad esempio, di una cellula, lo sviluppo di un embrione, i comportamenti degli organismi collettivi utilizzando questi campi di informazione. Sono dei campi che contengono le informazioni necessarie, ad esempio, a un organismo per svilupparsi, che entra quindi in risonanza con questo campo e trova le informazioni che lo guidano nel suo sviluppo, però allo stesso tempo l'organismo sviluppandosi va a rafforzare il campo morfico stesso, quindi c'è un'azione bidirezionale tra il campo e l'organismo che vi appartiene. Oppure i campi morfici vengono utilizzati anche per vedere i comportamenti non solo di organismi collettivi come ad esempio un formicaio, ma anche per guardare anche le società umane. Sheldrake è veramente interessato anche a questa cosa. E noi possiamo vedere come, ad esempio, una folla, anche questo è un altro esempio,
ha un suo campo morfico che ne guida il comportamento e gli organismi, le persone che ne fanno parte, risuonano con questo campo e hanno un comportamento che da soli magari non avrebbero e vanno a rafforzare il campo stesso. Anche una squadra di calcio ha un suo campo morfico, un'orchestra ha un suo campo morfico. E i campi morfici sono quelli che vengono utilizzati nelle costellazioni familiari. Sì. È un campo della famiglia che contiene delle informazioni con cui i componenti della famiglia risuonano. Risuonano e quindi ne sono influenzati, ma a loro volta vanno a influenzare il campo morfico, perché se durante la costellazione avvengono dei movimenti, questi movimenti fisici vanno a cambiare il campo morfico e producono dei cambiamenti a livello di tutti i componenti. E queste cose qui Sheldrake le ha verificate con una serie di esperimenti. Se andate sul suo sito, sono molto interessanti. E anche nel suo libro, mi sembra che si intitoli proprio, un attimo, adesso ve lo prendo perché è molto interessante. Prego, prego. Eccolo qua, La presenza del passato. Ah, wow. Sì, è un bel librone, però sì. Si legge benissimo perché Sheldrake scrive molto bene. E lui propone una serie di esperimenti da fare. Ovviamente non sono esperimenti che uno fa in laboratorio, perché se noi parliamo di il comportamento di animali bisogna raccogliere dei dati, quindi sì, sono esperimenti diversi, però propone delle strade e il campo morfico quindi è un'ipotesi verificabile ed è stata anche verificata in alcuni casi. Come Bohm, anche Sheldrake, di cui era amico perché hanno dialogato tra di loro, anche lui è tenuto un po' ai margini, viene considerato un po' un eretico. Pensate che ha fatto una conferenza sulla piattaforma TED che è stata censurata perché ha detto due cose che non erano conformi a quello che è la scienza ufficiale, alla biologia ufficiale. Però il concetto di campo morfico è scientifico. Scientifico nel senso che è verificabile e che pochi si preoccupano di andare a farlo. Lui lo sta cercando di fare e lo fa in maniera veramente scientifica, non c'è proprio niente da dire a riguardo. Sì, c'è dunque un'altra domanda che è questa. È possibile sapere qualcosa in più sul fenomeno della risonanza e del concetto di entropia e delle loro implicazioni pratiche? Facciamo una conferenza a parte. Immagino. Cioè, è difficile dirlo in due parole. La risonanza è un fenomeno tipico, ad esempio, del suono, per cui noi abbiamo un diapason che si mette a vibrare, lo facciamo vibrare noi, a fianco ce n'è uno identico, e anche lui vibra, anche semplicemente perché viene raggiunto dall'onda che ha la frequenza giusta e lo mette a vibrare, quindi c'è un trasporto di energia che vediamo. Ma il concetto di risonanza, spiegato così in termini molto semplici, insomma, è un po' riduttivo, perché poi viene utilizzato e si verifica in tantissimi casi. C'è una cosa bellissima che riguarda la risonanza, per cui c'è questo esperimento, ma se andate su YouTube lo trovate, per cui ci sono dei metronomi che vanno a oscillare, stanno oscillando con la stessa frequenza, però vengono fatti partire in maniera scoordinata, prima parte uno, poi parte un altro, quindi sono tutti strani, però sono appoggiati su una base comune, una base rigida, e in qualche modo li collega, e vedete che nel giro di pochissimo tempo tutti i metronomi si trovano a oscillare insieme. Cioè, è una cosa fantastica da vedere. E questa cosa qui serve poi per spiegare, ad esempio, i comportamenti delle molecole, della coerenza, ad esempio, che hanno le molecole d'acqua tra di loro. Ma è veramente un argomento molto vasto. Immagino. E invece il concetto di entropia, anche qui ci sarebbe molto da dire, perché l'entropia è una grandezza
fisica che tiene conto del disordine di un sistema. Se l'entropia aumenta, vuol dire che sta aumentando il disordine. E se invece l'entropia diminuisce, sta aumentando l'ordine. Ordine nel senso di se l'energia con maggiore entropia è un'energia disordinata e quindi poco utilizzabile. Il calore, ad esempio, è un'energia di questo tipo. Invece l'energia meccanica, quella di movimento, quella legata alla posizione, sono energie sfruttabili per fare del lavoro e hanno una bassa entropia. Un sistema ha la possibilità di evolvere se ha una bassa entropia. Se ha un'alta entropia, in qualche modo siamo arrivati a una morte termodinamica, si dice. Sì. Pensate ad esempio alle nostre stelle, alle stelle dell'universo, quando finiranno di bruciare tutto il loro carburante, avremo un universo più caldo e ci sarà la stessa identica energia che avevamo all'inizio, però non è più utilizzabile e quindi l'universo sarà termodinamicamente morto, anche se l'energia c'è, ma non è sfruttabile. Che, cioè, andare a vedere le loro implicazioni pratiche di risonanza e entropia, non so. Vabbè, approfondiremo. Senti, tu prima all'inizio forse hai parlato di comportamento collettivo cooperativo, no? Sia negli elettroni, poi l'hai riportato anche, hai fatto l'esempio del volo degli uccelli, no? Infatti quando parlavi degli elettroni io ho pensato subito agli uccelli, infatti hai fatto l'esempio appunto di questa branco di uccelli, si dice sciame, come si dice gli uccelli? Giusto? Sciame, sono le api, vabbè, comunque anche le api hanno un loro comportamento collettivo cooperativo. Secondo te, questo sciame di api o stormo d'uccelli, oppure questo insieme di elettroni, hanno un comportamento collettivo cooperativo anche tra di loro? Quindi c'è qualcosa di ancora più grande? Secondo te c'è una correlazione tra un volo di uccelli e magari chissà un altro avvenimento, è un avvenimento in qualcosa apparentemente distante? Te lo chiedo perché qualcuno, per esempio, nel volo degli uccelli legge il eventi futuri oppure climatici. Guarda, questo non lo so. Io quello che vedo è il riproporsi della stessa chiave di lettura, dello stesso paradigma. È come se l'universo fosse... mi sfugge la parola in questo momento. Vabbè, mi verrà in mente dopo. Ma è proprio come se su scale diverse e in posti diversi ritroviamo lo stesso ritornello, lo stesso schema, la stessa modalità, ed è quella allora la caratteristica fondamentale che contraddistingue l'universo, che siano uccelli, che siano sciami, che siano branchi, che sia una società, è quello. Mi viene in mente la legge di corrispondenza, no? Che le cose avvengono su diversi piani e anche qui, no? Viene, questa legge funziona qui, ma funziona di là, funziona sopra, come sopra così sotto. Esatto, mi è venuta la parola, è come un frattale, no? È un frattale, bravo, che è le stesse. Nel frattale tu vedi lo stesso schema che si ripropone a scale diverse, ma è sempre lo stesso. Sì, bello, interessantissimo. Vediamo qui, allora, questa domanda, perché le domande ci sono, ma non è facile far domande su argomenti così. Allora, casualità o? Causalità. Causalità o casualità, insomma. E questo è il dibattito, un altro dibattito dentro alla fisica quantistica, perché... Perché nel dualismo onda-particella alle particelle viene associata un'onda, ma l'onda, secondo la teoria quantistica, è un'onda di probabilità. E quindi noi abbiamo che per ogni particella noi associamo un'onda di probabilità e quindi noi possiamo dare la probabilità che si trovi in un punto, o in un altro punto, o in un altro punto ancora, ma non possiamo determinare in maniera precisa
dove si troverà. Lo possiamo fare solo quando facciamo l'esperimento. Allora, si parla di casualità, mentre prima si parlava di effetto, principio di causa-effetto, e quindi di causalità. Allora, la causalità sembra perdere forza con la fisica quantistica e si parla di causalità debole. Io ho una causa e ho più probabili effetti, ma non so dire a priori quale effetto si manifesterà. Bene, in realtà Bohm, lo ricito un'altra volta, è riuscito a scrivere una teoria perfettamente equivalente a quella quantistica, che si chiama teoria dell'onda pilota, che ha recuperato il determinismo e quindi la causalità. Però è una causalità particolare, perché è una causalità mediata dalla non località. Mi spiego. Noi abbiamo, faccio anche qui un esempio che fa lo stesso Bohm, un'altra metafora. Abbiamo il livello sottostante che è il mare. Dal mare esce l'onda. E l'onda rappresenta quello che lui ha chiamato l'ordine esplicato, quello che si può misurare. L'onda subisce degli effetti, cioè il vento va a sbattere contro uno scoglio e quindi subisce delle modificazioni che porta quando ritorna dentro al mare. È chiaro che quello che ha subito l'onda poi determinerà quello che ci sarà dopo, quindi l'onda successiva, se stessa nell'istante successivo, quando ritorna a uscire dal mare. Però la causa che ha determinato un cambiamento sull'onda viene riportato a livello di tutto il mare. Quindi è una causalità che viene mediata dal tutto e che va a influire anche su delle onde che sorgeranno distanti. Quindi è un determinismo con la non località ed è molto particolare questa cosa. Quindi posso recuperare la causalità a patto che io metta dentro anche la non località. Quindi questa mediazione con il tutto. Non so se mi sono spiegata, non è una cosa... Sì, non è facile, non è facile, però dai, non lo so, io qualcosa ho capito, non chiedermi di ripetere. La cosa fondamentale è che non c'è più causa-effetto diretto, ma c'è una causa che agisce e c'è di mezzo questo livello che collega tutto quanto, sì, e sì, poi va a riflettersi sull'effetto. Sì. Ecco allora che non è più diretto, ma c'è questa mediazione di mezzo. E questa mediazione fa sì che gli effetti siano non locali. Capito. Capito. Allora, abbiamo un'altra domanda. Questa. Allora, la teoria del multiverso sono le teorie del multiverso sono affidabili? La teoria delle stringhe prevede i multiversi? Allora, le teorie dei multiversi è una teoria, ma come la teoria quantistica anche. Diciamo che la teoria del multiverso va a risolvere uno dei problemi della teoria quantistica, nel senso che nel momento in cui noi abbiamo che la funzione d'onda, la particella prima aveva spin su e spin giù contemporaneamente, e poi a un certo punto facciamo l'osservazione e la particella risulta avere spin su. Ma perché? Perché l'osservazione determina il collasso della funzione d'onda in uno dei due stati, in uno solo? Questa è la domanda. Allora, un fisico americano, Everett, ha pensato che forse questa cosa si poteva togliere, cioè che nel momento in cui si fa l'osservazione, non è detto che si manifesti soltanto uno dei due casi, forse si manifestano tutti e due, ma in due universi che sono paralleli e quindi non hanno connessioni. Viene usato generalmente per spiegarlo il paradosso del gatto di Schrödinger, no? Questo gatto
che finché noi non apriamo la scatola dentro la quale si trova, è vivo e morto contemporaneamente. Eppure nel momento in cui apriamo la scatola, o è vivo o è morto. Ma prima, quando la scatola era chiusa, ha un 50% di probabilità di essere vivo, un 50% di probabilità di essere morto. Quindi è in una sovrapposizione degli stati vivo-morto. Invece Everett arriva a pensare che nel momento in cui apro la scatola si genera una biforcazione, per cui abbiamo un primo universo dove c'è il gatto vivo e dove ci sono io felice col mio gatto, e un altro universo dove ci sono io triste col mio gatto morto. E io che sono allegra, felice col mio gatto vivo, non ho coscienza che esiste un'altra me triste in un altro universo col gatto morto. E avvengono continuamente biforcazioni, per cui si parla di multiverso. Per quanto possa sembrare fantascientifica questa teoria, è una teoria che risolve dei problemi, perché se noi pensiamo ad esempio all'istante iniziale del nostro universo, all'istante del Big Bang, no? Noi possiamo pensare che un attimo prima che accadesse il Big Bang, avevamo l'universo che, se gli andiamo a scrivere la sua funzione d'onda, la funzione matematica che la descrive nel suo sovrapposizione degli stati, ma qual è l'osservatore che fa collassare la sua funzione d'onda? Non c'è nessuno prima che avvenga il Big Bang, e anche bisogna aspettare parecchi miliardi di anni prima di avere un osservatore cosciente che fa collassare con la sua osservazione la funzione d'onda. Quindi è una situazione un po' più complicata di quella del gatto nella scatola del gatto di Schrödinger. Invece in questo modo qui non abbiamo più bisogno dell'osservatore, abbiamo che nel momento iniziale la funzione d'onda, o meglio l'universo, può collassare e non può collassare, può avvenire e non può avvenire il Big Bang. Beh, ci sarà un universo in cui avviene e un universo in cui non avviene. Questa teoria dei multiversi, dei multiversi, viene utilizzata soprattutto dai cosmologi, perché permette di affrontare il problema della nascita dell'universo senza ricorrere a delle ipotesi di tipo metafisico. Quindi alla presenza di un Dio che fa dall'inizio all'universo. Sì. Funziona, certo. Che senso ha? Ha anche un senso. Bisogna vedere che cosa andiamo a cercare. Posso dire che è sicuramente una tra le interpretazioni più seguite attualmente in campo accademico. Cioè, l'interpretazione della scuola Copenaghen in qualche modo non è la più gettonata. Quella di multiverso è molto gettonata, perché risolve un sacco di problemi. Per quanto riguarda invece la teoria delle stringhe, allora, posso immaginare che il collegamento con i multiversi sia dovuto al fatto che le stringhe prevedono un numero molto elevato di dimensioni. Noi siamo abituati a pensare a tre dimensioni spaziali più quella temporale, quindi arriviamo a quattro. Invece quando si parla di stringhe bisogna aumentare il numero delle dimensioni, almeno 10. Cosa ci sta nelle altre dimensioni? Uno potrebbe pensare ai multiversi. A me più che i multiversi mi viene da pensare ai campi morfici. Lo stesso Sheldrake dice: tutte quelle dimensioni in più che non sappiamo a cosa servono, forse contengono i campi morfici, i campi di informazione. Ecco, questo mi viene da dire. Senti, potresti dire quindi, semplificando, che possiamo in un certo senso creare anche la nostra realtà e che i pensieri possono creare? In base a tutto quello che abbiamo finora detto? Beh, sicuramente l'osservazione determina la realtà, no? E quindi un osservatore cosciente, per la fisica quantistica, non è distaccato dalla realtà che osserva, ma la determina. Il suo modo di osservare in qualche modo la condiziona.
Quindi siamo causa ed effetto contemporaneamente della realtà. E queste cose qui, che sembrano strane, però in realtà sono osservate. C'è un esperimento di cancellazione quantistica che trovo abbastanza significativo, per cui due fisici indiani si sono accorti, l'hanno ipotizzato e poi è stato verificato sperimentalmente, che osservando determinate particelle che dovevano decadere, non decadevano più. Cioè, finché li si guardava, non decadevano. L'osservazione ripetuta delle particelle permetteva loro di rimanere stabili. Nel momento in cui non venivano più osservate, decadevano come ci si aspettava che decadessero. E quindi si vede come l'influenza dell'osservatore, in qualche modo, è abbastanza determinante. Poi, a livello di vita personale, questa cosa mi sembra abbastanza importante, no? Vediamo come il nostro stato interno determina quello che poi andiamo a vivere, come affrontiamo le situazioni e come poi le risolviamo. E se c'è un collegamento tra micro e macroscopico, questa è una conferma. Sì. C'è una domanda? Allora, quindi che cos'è l'informazione? L'informazione è tutto. È un po' grande come domanda, no? Un po' generale. Sì, ma l'informazione è quella che dà forma, no? L'informazione per un organismo è proprio la forma che prende l'organismo e quindi è tutto ciò che determina la forma. Poi, come dire, non saprei che altro dire. È la base, è il tutto, cioè l'informazione è fondamentale. Se nei campi elettromagnetici gli elettroni si muovono in quelli indomazionali, ho detto bene? Sì. Sì. Cosa avviene? È che non so che cosa sia indomazionale. Nemmeno io, infatti credevo di aver letto male. Informazionali, sbagliato. Allora, se nei campi elettromagnetici gli elettroni si muovono in quelli informazionali, cosa avviene? In realtà i campi di informazione ci sono sempre comunque. Noi possiamo dire che l'elettrone, togliamo i campi elettromagnetici, allora, provo a dare un'altra visione. L'elettrone è anche un'onda, abbiamo detto, perché c'è questo dualismo onda-particella. Torno indietro. Prendiamo la luce. La luce è un'onda, ma l'onda luminosa si può vedere anche come un fascio di fotoni. Allora, noi possiamo dire che la luce, che è un'onda elettromagnetica, è espressione del campo elettromagnetico. Il campo elettromagnetico si può manifestare sotto forma di onda o sotto forma di fotoni, che sono i quanti di eccitazione del campo elettromagnetico. Adesso passiamo agli elettroni. Gli elettroni sono particelle, ma sono anche onde. Onde di che cosa? In questo caso ci sarà un campo elettronico che si può esprimere sotto forma di particelle, gli elettroni, o sotto forma di onde, le onde associate agli elettroni. E gli elettroni risultano essere i quanti di eccitazione del campo elettronico. Il campo elettronico è il campo di informazione che in qualche modo determina la natura dell'elettrone stesso. Io risponderei così. Sì, faccio questa domanda, dice, per chiarire il rapporto tra campi morfici e campi elettromagnetici. Sempre lui dice. Non so.
I campi morfici sono campi che contengono delle informazioni. Possiamo dire che il campo elettromagnetico, anche lui contiene delle informazioni. Però possiamo anche pensare che esista il campo morfico che contiene tutti i campi elettromagnetici, che rispondono al campo morfico dei campi elettromagnetici e quindi hanno dei comportamenti. Non è così, come dire, rigorosa la cosa. Il campo morfico è veramente un concetto molto ampio che si può applicare sia nel caso di una singola particella, sia di insieme di particelle, sia nel caso di un animale che nel caso della specie, per dire. Non è che ci vedrei un collegamento netto. Il campo morfico è uno strumento per andare a interpretare come avvengono determinate cose. È molto più generale del campo elettromagnetico. Il campo elettromagnetico riguarda i campi elettrici e i campi magnetici combinati insieme. Il campo morfico è applicabile a tantissime situazioni. Aspetta, avevo letto una cosa. Scusami. Una cosa che mi piaceva mettere, no? Questa. Una considerazione. Se la fisica quantistica non ti ha fatto shock, non l'hai capita. Cosa ne pensi? Beh, questa cosa qui è una cosa che hanno detto in molti spesso, ma soprattutto nel secolo scorso. È sicuramente abbastanza destabilizzante. Però io penso che in un periodo di cambiamento come questo siamo pronti per questa cosa. Sempre più persone sono interessate, sempre più persone sono affascinate da quello che dice la fisica quantistica. È come se finalmente il paradigma quantistico fosse arrivato a maturazione e le persone sono pronte a prenderlo. Io ci credo veramente che questa cosa della connessione è un'idea che sta diventando sempre più intuitiva, come non va neanche quasi spiegata. Prima erano pochi che potevano capire certe implicazioni della fisica quantistica. Adesso, quando ad esempio anche tengo conferenze, vedo sempre più persone che si illuminano e nei loro occhi vedo la scritta lo sapevo. Ah, adesso ho capito. Ecco perché. Proprio. Cioè, io penso che sciocca, però allo stesso tempo illumina. E proprio riempie, come dire, finalmente comincio a trovare un senso al tutto. Bello questo. Senti, Chiara, nel tuo libro praticamente fai un percorso in questo genere, no? Cioè approfondisci gli argomenti nel tuo libro La storia dei quanti. Sì, la storia dei quanti è fondamentalmente una storia, quindi racconto la storia della rivoluzione quantistica, che poi sono due le rivoluzioni quantistiche, una all'inizio del Novecento, l'altra negli anni Venti, e racconto attraverso le vicende, gli esperimenti fondamentali, quelli che sono i concetti chiave della fisica quantistica, e cerco di farlo nel modo più semplice possibile. Tra l'altro in fondo al libro c'è anche un dizionario scientifico per aiutare, dove magari faccio riferimento a tipo l'interferenza o la risonanza, quindi uno può andarselo a leggere. In fondo lì ho sfruttato le mie conoscenze che mi derivano dall'aver insegnato nella scuola superiore per molti anni, no? E quindi faccio questo racconto che però è intriso di concetti che vengono spiegati. L'aspetto poi, diciamo, più olistico, spirituale, c'è anche quello, però non è fondamentale. Perché è, diciamo, che è il primo passo che una persona fa per capire, perché è inutile parlare delle implicazioni
spirituali oppure personali della fisica quantistica, se uno non ha ben chiaro quelli che sono i concetti, si rischia veramente di dire delle stupidaggini, no? Bisogna, se parliamo di scienza, bisogna comunque usare il linguaggio, un linguaggio rigoroso, corretto, e dire le cose come stanno, altrimenti veramente facciamo fantascienza. Certo. Una volta che abbiamo chiarito bene le cose, allora con dei semplici passaggi si può andare oltre. Ed è quello che ho cercato di fare nel libro che pubblicherò tra poco, Metafore quantistiche, dove riprendo alcuni concetti della fisica quantistica, però vado a vedere quelle che potrebbero essere delle implicazioni a livello di, ad esempio, un percorso di crescita personale che va nella direzione della spiritualità. Sì. E, senti, intanto chiederei, mentre che facciamo l'ultima domanda, la regia dovesse trovare, non so se ha la copertina del libro da mandare in sovraimpressione, se nel frattempo ecco ce l'ha, la volesse mandare. E intanto io ti farei l'ultima domanda. Allora, come la fisica quantistica può venire incontro alla salute e alla medicina? Beh, può venire incontro in tantissimi modi. Intanto abbiamo già detto che l'osservatore determina il risultato. Quindi lavorare sullo stato interno attraverso la meditazione o attraverso altre discipline fa vedere proprio come c'è un cambiamento a livello fisico. Si vede proprio come l'aspetto mentale, spirituale, determina quello fisico. Possiamo dire che il nostro corpo è un'estensione della nostra mente, per certi versi. Ma questo è soltanto un primo approccio, che però è veramente molto ampio. Ma poi esiste tutta una serie di tecnologie che si sono sviluppate, ad esempio lo sviluppo dell'elettrodinamica quantistica coerente ha portato fisici come Emilio Del Giudice e Giuliano Preparata a progettare delle macchine terapeutiche che lavorano a livello quantistico e fanno diagnosi e poi lavorano per portare coerenza all'interno delle cellule. E per coerenza intendo salute, perché quando abbiamo delle cellule che oscillano insieme a determinate frequenze, il corpo sta bene. Quando ci sono delle situazioni di disordine, di malattia, la coerenza viene perduta e può essere recuperata attraverso delle macchine che proprio sono state progettate, vengono utilizzate, ci sono dei medici che le utilizzano, oppure anche attraverso delle tecniche fisiche. Può essere ad esempio la tecnica metamorfica, oppure può essere il tocco di Eva Reich. Sono tutte tecniche che vanno a dare degli stimoli corporei per andare a stimolare quella e a riprodurre una coerenza a livello cellulare che poi si traduce in salute. Quindi connessioni ne vedo tantissime. Sì. E niente, io direi ecco di arrivare a conclusione. E se vuoi, hai una conclusione da fare per così una sintesi del tutto, di solito come concludere? Perché Chiara, come ha detto lei, fa serate, fa. Non so se fai ancora serate a tema, spesso ora non sarà adesso magari con questa situazione qui, però ha fatto molte cene, aperitivi quantistici, vero? Sì. No, io spero di tornare a farli. Gli ultimi li ho fatti a febbraio, poi mi hanno cancellato quelli di marzo, ma appena posso ritorno. Faccio serate, adesso ho fatto anche delle conferenze su Facebook e che poi sono state messe anche su YouTube e poi sono qua con voi. Io lascerei con un compito per casa. No, ci piacciono. Prendete appunti, eh?
abbastanza semplice. E, allora, tenendo conto che i plasmi costituiscono il 99,9% di quello che esiste in natura, che forse anche noi facciamo parte di un plasma che ci circonda, e tutto quello che è attorno a noi in realtà è collegato a noi. Quindi è vero, lo vedo diverso da me, però forse è un unico organismo collettivo. Allora, la prossima volta che siamo in macchina e guidiamo e qualcuno ci taglia la strada, oppure stiamo facendo una passeggiata, incontriamo un'altra persona o facciamo una telefonata, interagiamo con un nostro amico e succede qualcosa che ci tocca e che ci crea un disagio emotivo, proviamo a fermarci e a dire: l'altra persona sono io che mi sto dando un messaggio, che mi sto dando l'opportunità di capire qualcosa di me. Questo è il compito. Passare da una visione prettamente individualistica a una collettiva, dove l'altro è l'opportunità che io mi sto dando per fare un'esperienza. E non sto parlando di esperienze meravigliose, sto parlando di esperienza e basta. Perché l'esperienza permette di crescere. E questa volta può essere bella, questa volta può essere così. Un po' come i bambini che giocano. Oggi io faccio il cowboy, Simona, e tu fai il pelle rossa. Domani ci ritroviamo e tu fai il pelle rossa, anzi, io faccio il pelle rossa e tu fai il cowboy. E così tu provi che cosa voleva dire essere al mio posto. E il giorno dopo ancora ci troveremo con una consapevolezza diversa. Ecco, il compito per casa è guardare all'altro come un'opportunità. Perché poi, come dice nella bellissima canzone un po' datata di Umberto Tozzi, gli altri siamo noi. Sì, esatto. Siamo un plasma. Siamo un plasma. Siamo un plasma. Grazie anche di questo compito. Lo faremo sicuramente. E voglio dire a chi ci sta ascoltando, ecco il libro che chiedevo prima, di Chiara, Storia dei Quanti, di Anima Edizioni, quindi lo potete ordinare. Non so, ce l'abbiamo anche noi al Mosaica, non mi ricordo, sai, perché con questo Covid non so cosa... non mi ricordo se ce l'abbiamo al Mosaica, però comunque lo potete ordinare tramite la Macro, no? Su Anima Edizioni. Sul Giardino dei Libri, su Amazon, sì. Dappertutto. E voglio ricordare, questa è una cosa diciamo presa un po' al volo, che abbiamo invitato di nuovo Chiara Zagonel con noi lunedì 29 di questo mese a parlare del 5G, quindi sentiremo la sua versione su questi sistemi. E inoltre voglio ricordare ricordare che noi ci siamo sempre, ci saremo tutto il mese online, mentre invece dal 1° di luglio cominciamo gli eventi dal vivo nel centro di Mosaica a Lido di Camaiore. Voglio annunciare i prossimi due eventi. Uno è martedì 16 abbiamo Maestri Invisibili, i Maestri Invisibili, che è una versione, un'intervista breve a Maurizio Pucci, che porta avanti il metodo dei Maestri Invisibili di Igor Sivaldi. Questo è martedì 16. Mentre invece il giorno dopo, mercoledì 17, ci sarà Andrea Buonaccorsi con Astrologia e Missione dell'Anima. Quindi rimanete con noi. E quindi ringraziamo Chiara. La rivedremo lunedì 29, quindi il nostro è un arrivederci. E grazie a tutti voi che siete stati con noi, grazie a tutte le persone che vedranno questo video successivamente. Ricordo loro di iscriversi al canale, e così potete lasciare un commento che
a noi fa bene, fa crescere e magari anche una richiesta su argomenti da trattare. Grazie e buona serata. Grazie Chiara, veramente grazie. Grazie Simone. Sempre molto interessante. Grazie. Buonanotte a tutti. Grazie a voi, arrivederci.